Carissimi, bentrovati. Anche oggi ci troviamo a parlare dell'ambito del gaming. E questo di oggi vuole essere un mio piccolo video sfogo. Cercherò di farlo durare il meno possibile, di essere chiaro e conciso, o almeno ci proverò. Però davvero alcune cose, insomma, mi danno talmente quasi fastidio, al punto tale che, dato che ho la possibilità di condividere un'opinione pubblicamente sul mio spazio personale, se posso farlo e posso cercare di instaurare con voi una piccola discussione e considerazione, tanto meglio. L'argomento di oggi l'avrete benissimo capito dal titolo, ovvero tutto il polverone che si è alzato riguardo all'ombra della guerra e le microtransazioni in gioco. Sulla frase "gioco in single player con le microtransazioni" si è scatenato e si è alzato un polverone totalmente inutile e ingiustificato, a mio parere. Ma quello che mi dà veramente tanto fastidio è che da quando è uscito l'ombra della guerra non è che si parli tanto se sia un buon gioco, se sia un cattivo gioco, se abbia dei difetti, se abbia dei pregi o quant'altro. Purtroppo no, anche se dovrebbe essere quella la sensazione e lo scopo di una discussione critica su un videogioco. Quando si parla dell'ombra della guerra si fa quasi sempre riferimento alle microtransazioni. E questa cosa veramente per me è deleteria. E adesso cercherò anche di spiegarvi il perché e il perché, a mio modestissimo parere, questa inutile discussione su cui i giocatori stanno sempre più vertendo e verso la quale anche la critica specializzata ha voluto prestare un inutile maggiore attenzione, che veramente non trova alcun fondamento e che è giusto considerare, ma si sta perdendo di vista il vero obiettivo. Ma andiamo con calma. Siamo chiari e concisi, nell'ombra della guerra ci sono microtransazioni in gioco? Sì, ci sono, ciò è innegabile ed è intellettualmente disonesto non ammetterlo. Ma da questo a paragonare un intero gioco come l'ombra della guerra come il gioco in single player con le microtransazioni ci passa neanche un mare, proprio un oceano. Questo è un gioco che ho già trattato poco tempo fa con una recensione tra molte virgolette più o meno approfondita o comunque nel mio stile, che se per caso non avete ancora visto vi lascio qui sopra nelle schede e comunque anche qui sotto in descrizione. Un gioco che personalmente io ho davvero molto molto apprezzato, non tanto per la fattura e la qualità generale, ma anche per il grandissimo salto evolutivo che ha fatto dal primo capitolo. Un gioco che secondo me dovrebbe essere premiato sotto numerosi punti di vista. Eppure tutti quanti si concentrano sulle microtransazioni in gioco, che è una parte davvero centesimale di tutto Shadow of War. Ma entriamo un po' più nello specifico. Sì, in Shadow of War le microtransazioni esistono. E a che cosa servono? Semplicemente ad acquistare valuta di gioco. Per la precisione, le monete di oro. Questa particolare valuta, che voglio farvi notare per chi continua a marciarci sopra, questa valuta, l'oro, può tranquillamente essere sbloccata in alcune fasi tranquillamente in gioco senza sborsare un singolo centesimo. Ma lasciamo per un attimo da parte questo, che comunque ha la sua importanza, ma comunque lasciamo un attimo da parte. Questo oro a cosa serve? Semplicemente a facilitare e velocizzare l'esperienza di gioco, principalmente ad acquistare bonus a tempo limitato, orchi ed equipaggiamento migliore. Tutto qua, vi sembra strano? Non capisco perché, ma soprattutto perché è una cosa che vi dà talmente tanto fastidio quando è un aspetto del gioco che io personalmente non ho sentito minimamente il peso, non ho mai sentito in gioco la necessarietà di aver bisogno di spendere 5 euro reali, faccio così per dire, in valuta di gioco per facilitare l'esperienza. Ma quando mai? Perché è a questo che servono le microtransazioni in Shadow of War, semplificare e velocizzare l'esperienza di gioco. Però qui sinceramente mi pongo una domanda, chi acquista un videogioco e già si lamenta per l'eccessivo prezzo di un gioco al day one o comunque generalmente del costo dei giochi? Lo prende perché vuole goderselo fino in fondo, giustamente. Perché si dovrebbe lamentare della presenza completamente opzionale e completamente trascurabile di una cosa che può potenzialmente ridurre la sua esperienza con suddetto titolo? Adesso io parlerò per me nel mio caso specifico, ma credo che possa essere tranquillamente applicato a moltissimi altri di voi. Io ho speso i miei beati 60 euro per comprarmi l'ombra della guerra. Me lo sto giocando, me lo sto tuttora godendo e tutto quello che posso apprezzare di questo gioco, anche se può essere definito per alcuni lungo e noioso,
comunque per me è qualcosa di molto apprezzabile. Vi assicuro, non ho mai sentito la necessità di acquistare valute di gioco e lo stesso gioco non mi ha mai dato l'impressione che essa sia necessaria. E perché questo? Perché io il gioco me lo voglio godere fino in fondo. Io voglio godermi l'esperienza di gioco, voglio godermi il fatto che devo reclutare orchi e necessariamente stare attento ai vari rapporti con il Nemesis System. Io apprezzo il fatto che devo continuamente difendere le mie fortezze da attacchi di orchi sempre diverse e che comunque devo sempre in ogni modo ben organizzare. Io apprezzo il fatto che comunque se ho bisogno di questo tanto incriminato oro, che ricordiamolo si può acquistare con le microtransazioni, comunque il gioco mi offre delle opportunità, come ad esempio delle sfide della community, che se le supero, e tra l'altro non sono neanche tanto difficili, ma anzi sono divertenti, lì comunque mi premiano con dell'oro che posso spendere eventualmente per comprarmi bonus o comunque equipaggiamento e orchi. Cioè, veramente, le microtransazioni in Shadow of Mordor esistono, ma sono totalmente trascurabili. E ve lo dico da giocatore che ci ha passato quasi più di 60 ore sul gioco, quindi qualcosina la saprò. Per cui ragazzi, veramente, io non riesco davvero a capire il perché ci si stia tanto impelagando su questo dettaglio del gioco che apparentemente lo sta dipingendo come un anticristo sceso in terra nel mondo del gaming. Veramente non riesco a capire il perché. Oltre ai 60 euro del gioco, ti vuoi spendere altri 20-30 euro in microtransazioni e ridurre il tempo necessario per arrivare a certe fasi del gioco? Sei totalmente libero di farlo, ma sappi che così stai riducendo il tuo godimento e l'esperienza di gioco. Però, ripeto, ognuno con i propri soldi e con il gioco che ha acquistato può farci quello che vuole. Almeno per me, ma sono sicuro che anche per molti di voi è così, tutto ciò non l'ho mai preso in considerazione e non me ne sono mai pentito. Per cui, volendo concludere questo mio sproloquio, vi chiedo una piccola cortesia a voi giocatori, ma comunque se mai dovesse arrivare a qualcuno, anche alla stampa e alla critica specializzata, per favore smettetela di toccare questo punto inutile e soprattutto fuorviante per un potenziale pubblico di acquirenti e che comunque ha già acquistato il gioco, perché a mio parere se si continua a martellare così tanto il chiodo su un aspetto totalmente, ripeto e ribadisco, scusate se sono noioso ma è così, totalmente trascurabile del gioco delle microtransazioni, che è un argomento, mi rendo conto che possa essere davvero molto delicato quando si parla di un gioco così grande e che teoricamente, ma che comunque alla fine è così, fa leva su single player. Basta giocarci 2 ore per rendersi conto che le microtransazioni sono totalmente evitabili e non si fanno minimamente sentire. Solo il fatto che siano presenti costituisce un handicap per il gioco? Apparentemente sì. Ma non è così. Da una parte i videogiocatori, impelagandosi sull'argomento, stanno facendo veramente una brutta e immeritata pubblicità al gioco. Dall'altra parte la critica specializzata sta fuorviando il suo pubblico. Perché, sì, è vero, in Shadow of War le microtransazioni esistono. E quindi la solidità tecnica, il salto che c'è stato dal primo capitolo, il Nemesis System migliorato, la storia che si è fatta ancora più interessante, sono davvero degli aspetti così trascurabili rispetto alla presenza della possibilità di acquistare valuta di gioco? Veramente io sono deluso e amareggiato, soprattutto perché questo videogioco merita tantissimo, meriterebbe davvero grande attenzione da parte del pubblico, perché davvero il Nemesis System soprattutto è un'innovazione, una vera e propria innovazione nell'ambito dei videogiochi, almeno attualmente. E vedere che comunque l'attenzione generale su questo videogioco si sta spostando su questo, ma neanche lato negativo, su questo lato trascurabilissimo del gioco, ripeto, mi mette veramente grande tristezza e amarezza. Per cui prego veramente tutti, smettetela. Parlate d'altro di questo videogioco, parlate magari della grafica che non vi piace, parlate magari del Nemesis System che comunque non è così innovativo per voi, parlate magari della trama che non è in linea con quella del Signore degli Anelli. Ci sta, va benissimo, ma non impelagatevi sulle microtransazioni, perché state facendo da una parte cattiva pubblicità e dall'altra parte informazione fuorviante. Vi prego, smettetela. Ecco, ragazzi, questo era veramente tutto quello che potevo e dovevo dirvi su questo argomento. Chiedo scusa magari al mio pubblico che si trova davanti a un video totalmente diverso dal solito e veramente poco usuale sul mio canale. Però ragazzi, come ho detto in introduzione,
certi sassolini nella scarpa sono veramente tanto fastidiosi, e soprattutto quando si parla di un prodotto che io sostengo, ma non comunque come fanboy, sostengo perché oggettivamente è un buon prodotto, vedere che viene svilito per questa sciocchezza mi fa piangere il cuore. Per farvi un pratico esempio, sarebbe come se un critico, un recensore di libri, criticasse aspramente magari Il Signore degli Anelli di Tolkien solo perché nella copertina il font del titolo non gli piace o comunque può essere definito bruttarello. Secondo voi potrebbe essere una critica oggettiva, sensata e corretta verso il pubblico? Non dico che sia falsa o vero, perché magari effettivamente il font è effettivamente brutto. E con questo tutto il resto del libro non viene preso in considerazione, dobbiamo criticare il libro di Tolkien perché il font del titolo, Il Signore degli Anelli, non piace o è bruttino? Dai ragazzi, insomma, di che cosa stiamo parlando? Ma comunque il messaggio che volevo comunicare credo sia arrivato in maniera anche abbastanza chiara. Io concludo qui questo video, ringrazio tutti voi che mi avete seguito e basta. Vi chiedo ancora una volta scusa per questa digressione sugli argomenti canonici che vengono trattati su questo canale, però ci stava e in un certo senso mi sono anche tolto un peso di dosso, e comunque vi invito in ogni caso qui sotto nei commenti al confronto sull'argomento, perché mi rendo conto che possa essere qualcosa di abbastanza interessante, delle microtransazioni che iniziano ad invadere anche single player. In questo caso non è assolutamente così, però questa potrebbe essere una buona occasione per instaurare un confronto e magari anche una discussione pacifica. Se volete vi aspetto qui sotto nei commenti. Detto ciò, io vi ringrazio infinitamente per avermi seguito e vi do appuntamento con un prossimo video canonico, sempre qui su questo canale. Alla prossima. E comunque ragazzi, ripeto, indipendentemente da tutto, date una possibilità a Shadow of War, perché fidatevi, ne rimarrete totalmente soddisfatti. Alla prossima.